Mettere in risalto e a sistema il valore aggiunto generato dalla metodologia di lavoro basata sulla coprogettazione con i soggetti del terzo settore, l'obiettivo di Humus, il progetto organizzato dal Dipartimento Welfare regionale che punta ad orientare la programmazione delle politiche familiari in un'ottica di condivisione con i vari soggetti pubblici e privati coinvolti nell'erogazione di servizi a sostegno delle responsabilità genitoriali e della tutela dei minori. Durante l'appuntamento in Fiera del Levante sono emerse riflessioni e osservazioni utili per la fase conclusiva delle attività progettuali. In tal senso la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi per la gestione del sistema di servizi in favore di famiglie minori, prevedendo di proseguire nell'attività di raccordo tra gli attori istituzionali e la società civile al fine di intercettare le diverse istanze provenienti dal territorio ed il punto di vista dei vari stakeholder individuati nella definizione delle strategie e nella costruzione dei modelli organizzativi del sistema dei servizi rivolti a minori e famiglie. I servizi sociali sono il cuore, gli assistenti sociali, di tutte le politiche di welfare e come tali devono essere valorizzati. Quindi significa che qualsiasi politica di welfare pubblico deve essere realizzata integrando il ruolo dell'assistente sociale con le altre figure professionali. L'assistente sociale di oggi ha un percorso formativo molto completo, molto competente, più specializzato. Noi come ordine stiamo pensando anche di creare delle specializzazioni, delle figure specialistiche